per vivere. E continuiamo a parlare della crisi climatica. Negli oceani inizia ormai a scarseggiare l'ossigeno in seguito all'inquinamento. Fosforo e nitrati immessi nell'oceano infatti mettono a rischio soprattutto i grandi predatori come le balene o gli squali. Questo è l'ennesimo allarme dell'ONU. A 5 giorni dalla conclusione di COP25 a Madrid, quando i capi di Stato dovrebbero sottoscrivere degli impegni e poi rispettarli. Impegni a cui soprattutto i giovani non credono. E venerdì c'è stata, come sapete, un'enorme manifestazione di Fridays for Future a Madrid. La vera star è stata, come ormai sempre in queste manifestazioni, la giovanissima e determinatissima Greta Thunberg. Vediamo il servizio dell'inviata Laura Tangherlini. 450 giornalisti accreditati. Tanta attenzione verso una sedicenne che ha risvegliato le coscienze dei giovani e mette alla prova quelle dei più potenti. Spiega che seppure il movimento abbia ottenuto tanto in termini di opinione pubblica, non ha ottenuto quasi nulla a livello di azioni dei politici. A questo dovrà servire la COP25 in vista dell'ancor più importante COP26 e su cui la critica risponde: hanno paura della nostra richiesta di cambiamento e vogliono metterci a tacere. Le domande sono quasi tutte per lei, che dice candidamente: non dovete ascoltare me più di altri, sono solo un attivista fra tanti, ci sono altre persone che vorrebbero essere ascoltate qui con me, quindi vi prego, non fate domande solo a me. Sono qui perché voglio contribuire alla sensibilizzazione sull'inquinamento, perché di questo passo moriremo tutti, i giovani, gli anziani, tutti. Credo che questa manifestazione in strada sia più efficace della COP25, perché quelli là hanno i loro interessi. Sono qui per dire a tutti che stiamo uccidendo la terra. Ti piace Greta Thunberg? Sì. Perché ci insegna che un giorno ci pentiremo di non aver fatto quello che andava fatto. La vita nel mio villaggio a Panama non è più come 10 anni fa. Prima usavamo il fiume per arrivare in città, ma ora non c'è più acqua. Striscioni, tamburi, canti, maschere, orsi polari ed è una festa che dalle 18 termina solo a tarda serata quando Greta sale sul palco e ringrazia quella folla che sembra non finire mai. Hola Madrid! Prima di lei era già salito anche l'attore Javier Bardem, che ai nostri microfoni aveva lanciato il suo appello. Perché politici e decisori devono ascoltarci e devono sapere che a noi l'emergenza climatica interessa e che abbiamo bisogno di loro per guidarci, ma con le azioni, non con le parole. E termina qui oggi il TG3 Mondo. Ci vediamo domani più o meno verso quest'ora. Grazie per averci seguito. Buona serata a tutti. Il mezzo.